Nessuna cosa capita per caso, una pandemia, quella che stiamo vivendo, in pieno periodo quaresimale. Abbiamo preferito capirne di più cristianamente, aiutati dall'arciprete di Alcamo, Aldo Giordano. Io pensavo di leggervi, che credo che sia attinente alla domanda che lei mi fa, un messaggio, un WhatsApp che io ho inviato ai parrocchiani. Normalmente ogni giorno quando mi sento ispirato, diciamo così, allora invio un messaggino, un pensiero. Nulla avviene per caso, cioè Dio dispone la storia al nostro bene. E quando, anche quando le righe sono storte, Dio sa scrivere dritto nelle righe storte. Non è proprio sicuro che tutto non sarà come prima. Non lo sarà se avremo vissuto tutto quanto con coscienza, con intensità, con intelligenza. Cioè avremo letto dentro gli avvenimenti e dentro il nostro animo e non avremo sopportato, ma accettato con amore questa eccezionale esperienza di vita. Quante volte abbiamo sentito predicare, ascoltando il Vangelo della guarigione delle lebbrosi da parte di Gesù, che il segno posto da Cristo ci richiama ad altro di ben più grave, cioè al peccato? Possiamo paragonare l'attuale virus alla lebbra dei Vangeli? Possiamo vedere in esso le conseguenze del peccato che spesso portiamo in noi? Questo virus, come il peccato, ci ha separato dalla santa comunità orante e dagli altri uomini. Ci ha separato da noi stessi, dalle nostre abitudini, dal nostro stile di vita. Ci ha separato dalla comunione con Dio, quella sacramentale, la sola certa. Ci ha separato dalla natura che ci è diventata ostile. Questo è il peccato. Esso ci toglie la pace con Dio, con noi stessi, con gli altri, con la natura. Tempo di Quaresima, ma cosa è? Tempo di vita sobria, essenziale, libera dalle cose inutili e superflue, di silenzio interiore ed esteriore, di preghiera personale fatta nella nostra stanza o nella nostra cella, di lettura e di meditazione della parola di Dio e di un buon libro di spiritualità, di mortificazione delle nostre passioni o desideri smodati, di ascesi, cioè dell'arte di ascendere dalla carne allo spirito. Di carità semplice, spicciola, quotidiana, cioè quella familiare, di elemosina che nasce dal sacrificio, dove mettiamo in gioco, doniamo le nostre cose e per tanti di noi, pensiamo ai medici, agli infermieri, anche la nostra vita, anche la vita. Ecco cosa è la Quaresima. È forse la prima volta che la stiamo vivendo in pieno. Questa è la Quaresima che si vive ogni anno nei monasteri. Siamo diventati un po' tutti monaci e stiamo vivendo la carità in famiglia, come i monaci e le monache nella famiglia monastica. Possiamo chiamare questa cosa conversione, uscire dall'autocentramento e dall'egoismo. Avremo imparato questo per sempre, per ogni Quaresima da venire? Vedremo. Per ora facciamo tesoro del momento presente, a ciascun giorno il suo affanno. Viviamo bene questo tempo, non sprechiamolo, è prezioso ogni momento della nostra vita, qualunque esso sia, per crescere in umanità.